Nostro appuntamento di Media News Extra. Oggi ho il piacere di presentare il vicepresidente alle attività produttive all'Assemblea regionale dell'onorevole Angela Foti di Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Grazie, è piacere di conoscerla perché è la prima volta che ci incontriamo. Grazie dell'invito e grazie a tutti gli ascoltatori. Allora, onorevole, oggi è una puntata che insomma viene difficile non parlare di politica con lei naturalmente, però parliamo pienamente della nostra regione. La regione, lei da tanti anni segue molto il territorio, ha fatto tante iniziative, ha combattuto a Catania, ha fondato delle associazioni proprio iniziando proprio contro la guerra, contro il problema degli inceneritori, ha fatto a Catania l'associazione della Catania senza rifiuti. È un argomento che purtroppo ancora crea dei problemi in Sicilia. Decisamente, la mia storia personale inizia con quella che oggi è l'economia circolare che le direttive europee dopo 10 anni finalmente hanno messo sulla carta. I problemi derivanti dai rifiuti sono unicamente relativi alla cattiva gestione, perché i rifiuti e l'economia del riciclo, del riuso, con la reimmissione delle materie prime nel mercato delle attività produttive sono una straordinaria risorsa economica e anche di pace. Allora, parliamo proprio per finire, anzi questo, visto che siamo entrati in questo argomento, ancora siamo un po' anni luce in Sicilia per quanto riguarda anche lo smaltimento dei rifiuti rispetto alle altre, diciamo, rispetto all'Italia, ma anche rispetto agli altri paesi della Comunità Europea. Questa è una piaga della regione Sicilia. È una piaga, ma oggi ci sono gli strumenti tecnologici, culturali e normativi per uscirne fuori. Probabilmente non c'è stata la forza politica o la volontà politica, ma ci sono già dei sintomi di realtà anche siciliane che stanno ottenendo dei grandi risultati. È chiaro che ci vuole una leale collaborazione tra il comparto delle attività produttive, la politica e i cittadini, che siamo il tassello fondamentale, perché con le nostre mani e il nostro portafoglio, comprando in maniera saggia e separando i rifiuti, siamo quelli che determiniamo il successo di quella che è una delle più grandi sfide a cui siamo chiamati, che è quella dell'economia circolare e del completo riutilizzo dei rifiuti, perché finché ci sono degli scarti è evidente che il sistema ha delle falle e dei sistemi. Non bisogna dimenticare che attraverso questo buon modo di agire si fa qualcosa che è una lotta avanzata anche alle mafie, perché purtroppo è evidente dalle numerosissime commissioni parlamentari regionali e nazionali che la mafia e la malavita hanno messo le mani su questo enorme affare, che solo per quanto riguarda le discariche frutta 250 milioni di euro, perché in determinati luoghi si sotterrano i rifiuti che invece sono una risorsa economica. E questo è un problema che purtroppo ancora penso che non è del tutto risolto, questo aspetto, però confidiamo in voi che insomma tenete sempre due occhi aperti anche da questo punto di vista. Allora, onorevole, lei appunta le attività produttive, so che lei sta portando avanti anche dei progetti molto importanti riguardo alla valorizzazione dei prodotti siciliani. Questo è un progetto che, insomma, come state portando avanti questo progetto? In commissione attività produttive ci sono delle proposte di legge sia a firma del mio gruppo che a firma addirittura di tutta la commissione, che ha voluto prendere alcune proposte che riguardano proprio in particolare il marchio qualità sicura Sicilia, un marchio ombrello che dovrebbe, speriamo si legifererà in tale direzione, rendere riconoscibili i prodotti siciliani nel rispetto del libero mercato e dell'Europa, che ci dice che non possiamo creare recinti. L'informazione e la classificazione secondo dei disciplinari dei prodotti interamente realizzati in Sicilia, anche trasformati, quindi non solo grano ma anche la pasta, i biscotti,
prodotti, non solo pomodori, ma anche le salse e gli altri prodotti derivati, riconoscibili. Un po' quello che succede in Trentino. Tutti quanti ricorderemo come il Trentino ha un marchio di qualità, che è lo skyline del Trentino Alto Adige, più una piccola farfalla, che caratterizza e rende riconoscibile il prodotto, che ha delle caratteristiche, delle peculiarità, tipicamente in quel caso del Trentino, lo sarebbe anche per la Sicilia, e in questo periodo dove si deve combattere per una semplice etichettatura sarebbe fondamentale anche per andare incontro, diciamolo, un po' allo spirito di appartenenza del nostro territorio, perché se andiamo incontro ai nostri produttori, riconoscendo loro il prezzo, è un canale di riconoscimento per gli enormi sforzi che fanno di conservazione del paesaggio, di occupazione e di qualità e sicurezza per noi siciliani, tutto questo non può che essere un esito positivo. Anche altra cosa che stiamo trattando è quella della trasformazione e vendita diretta nelle aziende, per tutelare gli agricoltori e anche la cultura contadina che ancora qui in Sicilia resiste, e introdurre anche dei principi per favorire il cosiddetto finger food o cibo da strada per i nostri agricoltori. Onorevole, lei è alla seconda legislatura, se non erro, qui sì, presso l'Assemblea regionale siciliana. È iniziato il nuovo governo con Musumeci. Come sono i vostri rapporti, appunto, con l'assessore anche al territorio e all'ambiente? Allora, da un punto di vista politico è chiaro, sono un po' spinosi, però da un punto di vista dei lavori della commissione c'è una collaborazione. Cerchiamo chiaramente di interagire nella maniera più propositiva e qualificata per il bene di tutti. Anche perché, onorevole, cioè, dobbiamo anche un po' abbassare i toni tutti quanti e portare avanti i nostri progetti nella nostra terra. Abbiamo tanto bisogno di valorizzare, appunto, l'oro giallo, quello che trattate voi, che è l'agricoltura. L'agricoltura è un bene prezioso. Assolutamente, e questo, diciamo, di fatto durante la recente finanziaria avrete potuto vedere come moltissimi articoli erano stati proposti dal mio gruppo parlamentare e devo dire anche accolti dal resto dell'Assemblea, tant'è che sono stati votati e sono diventati legge. Come abbiamo, diciamo, lasciato passare anche delle cose che abbiamo valutato essere positive nel calderone generale, perché poi è chiaro, la politica non può solo essere autoreferenziale e parlare di sé, ma anche fare delle cose. Questo era sempre il nostro atteggiamento, anche nella precedente legislatura. L'impegno, diciamo, è il bene comune alla fine, le denunce vanno bene nella misura in cui questo viene deviato su altri fronti. Sì, decisamente. Insomma, da questo siete abbastanza bravi. Allora, onorevole, un altro argomento che le sta a cuore, insomma, abbiamo seguito anche attraverso i nostri colleghi, il problema dell'IPAB. Sì. Ci sono dei lavoratori che hanno da tanti mesi il problema degli stipendi. Ci dia, insomma, delle ultime, com'è lo stato di fatto? Allora, le IPAB, gli istituti di pubblica assistenza e beneficenza, in Sicilia soffrono immensamente, erogano servizi per le fasce più deboli, di solito anziani, inabili, donne con bambini o minori stranieri non accompagnati. Su di loro grava una gravissima colpa da parte del legislatore, che non ha recepito l'articolo 10 della 328, che ha visto nelle altre regioni trasformare le ex opere PIO o IPAB in aziende per i servizi alla persona. Nelle altre regioni hanno convenzioni con il sistema sanitario regionale, e chiaramente non hanno accumulato l'enorme gap di una lunga attesa di 18 anni. Ma credo che anni. Anche qui state facendo qualcosa per fare una convenzione con l'ASP in Sicilia. Stiamo tentando, già nella scorsa legislatura come in questa avevamo presentato dei disegni di legge, delle riforme, lo aveva fatto anche l'onorevole Musumeci quando era all'opposizione nella scorsa legislatura. Oggi ci dice ad ogni occasione che farà una riforma, ma non bisogna pensare che
lo stare fermi non provochi dei danni, perché come diceva lei, di mese in mese, anche qui a Palermo, al Palagonia o a Piazza Armerina piuttosto che a Paternò o ad Acireale, i lavoratori non avendo più una sostenibilità economica a causa del piano di rientro della sanità, del mancato contributo regionale, di una politica dei comuni che invia gli anziani nelle strutture private anziché in quelle pubbliche, ha creato un gap enorme. E non bisogna mai dimenticare che gli ospiti che vivono in queste strutture spesso sono inabili, e quindi per loro vivere in un contesto di spostamento o comunque di disagio è davvero un dramma umano. E poi dei lavoratori che hanno un contratto a tempo indeterminato e la cui legge attuale prevede che in caso di estinzione, perché queste strutture non vanno né in fallimento né in liquidazione, la legge prevede l'estinzione, ossia che il comune dove insiste l'operapia prenda in carico dipendenti, debiti e patrimonio. Voi immaginate anche per i sindaci e l'ANCI, questa è una situazione molto spigolosa. Non solo spigolosa, perché i comuni anche in Sicilia soffrono tutti, cioè diventa anche una situazione soffocante per loro, perché non riescono, anche loro hanno difficoltà. Insomma, sono tanti temi abbastanza caldi. Onorevole, purtroppo il tempo stringe, vorrei toccare velocemente due argomenti con lei prima che finisca la nostra intervista. Uno di questi, lei è firmataria di un disegno di legge che tra l'altro prevede anche la trasformazione degli enti messi a disposizione appunto delle persone. Ci spiega meglio questo disegno di legge? La riforma per le IPAB, prevediamo in armonia con il recepimento dell'articolo 10 della 328 che le aziende che diventino aziende per i servizi alla persona, non più in maniera singola, perché sono circa 120 gli enti ancora non estinti in Sicilia, si aggreghino, diciamo, su base provinciale, ricalcando un po' i territori delle ASP, se non per alcune particolari casi, e quindi attraverso la collaborazione con il servizio sanitario o gli enti locali, i comuni e i distretti socioassistenziali operano nella erogazione di servizi alla persona, quindi riabilitazione, lungodegenza, accoglienza delle persone, gli anziani, siamo e saremo sempre di più, e la tutela della famiglia come ammortizzatore sociale nel tempo andrà diminuendo. Abbiamo dovuto prevedere anche un piano di risanamento per i debiti, prevalentemente sono stipendi che questi operatori, che vorrei dire a scanso di equivoci, non sono quelli più del necessario. Qualcuno ha parlato di corruzioni o di carrozzone. I dipendenti sono previsti dalla normativa regionale per l'accreditamento delle piante organiche. Diversamente non potrebbero avere un rapporto di convenzione con i comuni e le ASP, i comuni e l'assessorato alla famiglia. Quindi un piano di risanamento che potrebbe essere quello che gli enti lirici stanno prevedendo, con un piano almeno decennale di risanamento a valere su un prestito da parte dell'IRFIS. Gli enti lirici stanno provvedendo a fare i loro piani di risanamento proprio attraverso questo strumento, e noi lo prevediamo anche per le, speriamo, ex IPAB, nuove aziende per i servizi alla persona, e le nuove convenzioni con l'ASP. Dobbiamo ricordare che le ASP risparmierebbero moltissimi soldi, perché oggi le geriatrie purtroppo scoppiano per il fatto che gli anziani vengono ricoverati perché non hanno avuto cure prima e non ne avrebbero dopo, quindi il ricovero ospedaliero costa parecchie centinaia di euro. Questo è un tema, onorevole, abbastanza delicato, perché sembrano problemi degli altri, in realtà non esiste e non esiste, non esisterà una famiglia che non venga toccata da questo problema. Come ha detto lei, naturalmente tutti invecchiamo e abbiamo anche delle famiglie che invecchiano. Allora, onorevole, proprio in chiusura, perché ormai abbiamo sforato il tempo, poco fa abbiamo accennato i comuni che soffrono in Sicilia, che dice, andare a sovraccaricare con questo, mi viene in mente un altro comune, cioè Masco Lucia, che hanno un problema legato al cimiteriale, che io ho letto un comunicato di una collega e sono rimasta scioccata, che addirittura nel cimitero ci sono i liquami dei cadaveri, che
escono nelle stradine, c'è una cosa da film dell'orrore, ma è vera questa storia? Purtroppo sì, le testimonianze fotografiche e olfattive di alcuni malcapitati parlano chiaro. Non voglio entrare nel merito perché c'è la campagna elettorale, però in generale entriamo nella tematica dei lavori pubblici. I lavori pubblici, sì, stiamo parlando a tema regionale, come ci dice Cantone e l'ANAC, sono la nuova frontiera della corruzione. Attraverso questi ci si arricchisce facilmente perché le opere non sono realizzate a regola d'arte, quindi bisogna anche che gli uffici tecnici, i sindaci e anche la regione facciano la massima attenzione per fare in modo che i soldi pubblici vadano ad avere un servizio e una qualità. Che poi, onorevole, proprio per chiudere col discorso dei cimiteri, un problema legato anche al comune di Mascolucia, ma anche arrivano anche comunicati dai carabinieri, anche a San Martino delle Scale sono successe, non dico lo stesso problema, ma addirittura fanno sparire defunti, si vendono i posti, c'è anche la malavita qui, diciamo, ha le mani dentro anche i cimiteri, quindi speriamo che anche questo aspetto, insomma, non venga trascurato, perché è una cosa veramente di cattivo gusto. Onorevole, grazie, spero che lei ci venga a trovare spesso, insomma, ci venga a raccontare anche cose belle legate al nostro, questa etichetta che aspettiamo tantissimo, su che riconosca i prodotti della Sicilia. Lo speriamo tanto anche noi. Grazie a tutti. Grazie e buon proseguimento.